Benvenuti sul canale Non aprite il suo blog, io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di Ted Bundy, fascino criminale. È tutta la sera che quel tizio ti fissa. Che ne dici di andarcene? Che cosa ha di speciale? Mi ama così tanto da farmi sentire in paradiso. Ci sono cose che lei non sa. Buonasera signore, credo di essermi perso. Ted Bundy, fascino criminale, è un film diretto da Joe Berlinguer. Chi è Joe Berlinguer? Come regista di film non è che ha tantissima roba alle spalle, è principalmente un regista di documentari. Non solo, è anche il regista del documentario su Ted Bundy, Conversazioni con un killer, il caso Ted Bundy, che è un documentario che ho iniziato a vedere, che trovate su Netflix, girato grazie alla serie di interviste audio registrate da un giornalista, 30-40 ore di interviste audio a Ted Bundy all'interno del carcere, prima che fosse giustiziato. Quindi il film, non mi aspettavo che Berlinguer potesse essere così abile nel gestire il linguaggio cinematografico, nonostante la sua, diciamo, attitudine per i documentari, il suo, diciamo, background nel mondo documentaristico. C'è da dire che sicuramente Ted Bundy lo conosceva bene, visto che ci aveva già girato una serie di episodi documentario. Probabilmente il personaggio lo ha affascinato a tal punto da decidere di fare anche un film, diciamo una fiction, anche se una fiction non è, perché Ted Bundy è un vero serial killer e ha veramente ucciso delle persone. Ma che differenza c'è tra Ted Bundy e altri serial killer che hanno fatto anche di peggio, magari mangiando le proprie vittime? Cosa c'è di diverso? Ed è un personaggio che mi affascina, nel senso mi affascina e mi inquieta, perché Ted Bundy era un bell'uomo, era istruito, era socialmente accettato, apprezzato. Ted Bundy poteva fare quello che voleva, era molto intelligente, era più intelligente della media. Uno si aspetta che un killer, un serial killer, sia un frustrato, una persona malata, una persona frustrata che non viene accettata. Quello si aspetta. Non si aspetta certo che un bel ragazzo intelligente possa, fidanzato, con una famiglia. Aveva tutto, aveva un lavoro, aveva una famiglia, che possa mettersi lì e fare quello che ha fatto. Il film lo racconta esattamente per quello che è. È uno che non ti aspetti che possa fare qualcosa del genere, quindi per tutto il film ti racconta Ted Bundy come ha conosciuto quella che poi sarà sua moglie, che è una donna che ha già una bambina. Ti racconta come Ted Bundy verrà accusato di questi omicidi, si risalirà a lui. Ti racconta come lui deciderà di difendersi, di negare sempre, sempre, sempre la sua colpevolezza, sia di fronte alla stampa, ai giudici e alla moglie e agli amici. Lui negherà sempre, perché probabilmente, perché, e questa cosa traspare nel film, è stato bravo Berlinguer, probabilmente perché lui stesso non ha accetta di avere dentro di sé una seconda personalità brutale, perversa, molto perversa. È veramente un personaggio spaventoso, perché ha spaventato e affascinato l'America e anche il resto del mondo, perché ti dice che il male può risiedere dentro ognuno di noi. È come se ti dicesse: guarda che pure tu puoi diventare pazzo, iniziare a uccidere e avere un impulso irrefrenabile. Anche in lui era nata dal nulla, non aveva motivo, e quindi questa cosa ha inquietato tutti. In più Ted Bundy era molto molto bravo a intrattenere, a parlare, aveva la battuta pronta, frasi ed effetto, era un comunicatore, quindi con i giornali riusciva a affascinare. Il processo è stato una specie di show, e penso sia stato, se non ricordo male, il primo processo a essere trasmesso in diretta TV negli Stati Uniti. Una roba proprio, sapete che loro amano spettacolarizzare qualsiasi cosa. A fare da giudice nel processo troveremo John Malkovich, che comunque fa una prova discreta e si porta via, come al solito, visto la caratura del personaggio, riesce tranquillamente a gestire il suo ruolo. Il film di per sé non ha praticamente quasi nulla di horror, se non il soggetto. Il soggetto Ted Bundy è horror, è la cosa più spaventosa che possa esistere, è il male assoluto, è lui la cosa horror. Il film di per sé sembra quasi una specie di commedia drammatica, con momenti anche abbastanza soft, divertenti, perché poi lui è divertente. Alla fine il film procede fino a un certo punto, tanto non è spoiler, lo sappiamo che lui è un serial killer, quindi verrà alla fine fuori la verità e verrà mostrata con una brutalità che mi è piaciuta, un po' esigua.
un po' minimal. Però io, da fan dell'horror, avrei voluto che questa sua natura violenta fosse mostrata di più. Però posso capire che il regista abbia voluto anche avere rispetto delle persone, perché qua stiamo parlando di cose vere, non stiamo parlando di Harry Potter, cioè stiamo parlando di persone che sono state trucidate. E quindi nel mostrare la brutalità di Ted Bundy sul finale è stato molto asciutto, ma anche molto potente. Quindi non mi è dispiaciuta la chiusura finale, insomma, come lui mostra il mostro di Ted Bundy. Di per sé non è da considerarsi un film horror, però lo trattiamo semplicemente per la natura del soggetto, per Ted Bundy stesso, che è abbastanza inquietante, quindi diciamo che ci può interessare come argomento. Vi consiglio di vedere anche la serie TV documentario che trovate su Netflix. L'ultimo argomento che mi interessa trattare è Zac Efron. Quello che mi interessava tanto, perché sono curioso di vedere le trasformazioni degli attori, ci sono attori che sembra che non sappiano recitare, poi invece si rivelano capaci di prove incredibili. Vi faccio l'esempio di Tom Cruise in Magnolia. Noi Tom Cruise lo abbiamo sempre conosciuto come il belloccio mezzo rincoglionito di Cocktail, di Top Gun e di altre cagate varie. A parte che, vabbè, non mi permetterei mai di dire che Top Gun è una cagata, perché di Tony Scott, che è uno dei miei registi preferiti, cagate intendo che a livello di sceneggiatura non sono, diciamo, delle opere così profonde e interessanti. Però appunto, come è accaduto per Tom Cruise in Magnolia, dove lo abbiamo visto fare una prova incredibile d'attore, lo stesso mi aspettavo da Zac Efron. Speravo che... mi piace vedere la gente che si scrolla di dosso i pregiudizi. Ecco, io sono contro i pregiudizi, sono contro le male lingue. Che vi devo dire? Secondo me Zac Efron l'ha portata a casa. Non è stato sicuramente un caso Tom Cruise 2, cioè non è stato comunque così bravo e così eclatante. Però devo dire la verità, mi è piaciuto, mi ha convinto, mi ha impressionato la sua capacità di assomigliare a Ted Bundy. E c'è una scena volutamente girata per far sì che lo spettatore capisca che Ted Bundy è un assassino veramente. Zac Efron solo, vi giuro, senza neanche muovere un muscolo della faccia, quindi solo con gli occhi, vi giuro che vi riesce a trasmettere una mutazione dal Ted Bundy buono, quello che la gente amava. Ecco, lui riesce a trasformarsi solo con lo sguardo in un secondo nel mostro. C'è questo momento in cui è veramente molto bravo Zac Efron. Per il resto comunque la porta a casa. È un attore che è cresciuto davanti alle telecamere, quindi della tecnica c'è. Però diciamo non mi ha impressionato tantissimo, è stato piuttosto bravo però, e sono convinto che comunque possa essere usato anche per ruoli più seri, più interessanti. Sicuramente il pazzo maniaco gli riesce bene. Insomma, questo è tutto per la recensione di Ted Bundy, Fascino criminale, di Joe Berlinger, o Berlinger come cavolo si dice. Scrivetemi nei commenti se l'avete visto, se vi è piaciuto, cliccate like se vi è piaciuto il mio video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per ricevere le notifiche, e ci vediamo al prossimo video. Iscriviti al canale, metti like, clicca sulla campanella per ricevere le notifiche e lascia un commento.